anni 70 ci hanno regalato tante belle cose, ma non tutte bellissime. Io sono un amante dell'horror, ma quando l'horror è un horror bello, intelligente, fatto bene, di quello lì, anche se è datato, però non risente del peso del tempo. Ecco, se c'è un libro, anzi, la ristampa di un libro del 1973, che secondo me non sarebbe mai dovuta tornare sugli scaffali delle librerie, questa è Offerte sacrificali di Robert Marasco. Tra virgolette, uno dei romanzi preferiti da Stephen King, non sti cazzi grosso così, ce lo metti dopo. È quello che oggi definiamo, ma anche allora era già abbastanza banale, la classica storia horror incanta struzzi o per fare cassa. Dove la protagonista, come al solito, che in quegli anni ci fu proprio un boom di questa protagonista, è la vecchina. La classica vecchina inquietante che fa paura a chiunque, anche quando sta fermata e caghi sotto. La storia è banale. Noi abbiamo questa coppia che vive al Queens, sta morendo di caldo, gli viene offerto di passare l'estate in questa villa, bella, fresca, con l'acqua vicino, proprio un posto favoloso, a soli $900, che comunque nel 1973 $900 erano soldi, ad una condizione: badare ad una vecchina che sta dalla mattina alla sera chiusa in camera. Punto! C'è poco altro da aggiungere. È un film già visto, o nel nostro caso, visto che parliamo di un testo scritto, un libro già letto. Noioso nel 1973, figuriamoci oggi. Qual è il senso di uscirsene con questo? Se Robert Marasco fosse stato un autore tra i big del genere, o si fosse trattata di un'opera inedita di un big, allora avrebbe avuto un senso ripubblicarlo. Ma qua stiamo parlando di un autore minore. Stiamo parlando di Clive Barker, non stiamo parlando del primo Lesdale, non stiamo parlando dello stesso Stephen King. Stiamo parlando di Robert Marasco, ragazzi. Per di più, una ristampa, che io ho comprato ovviamente in ebook, in cartaceo non me la puoi vendere a 17-18 euro. È una ristampa del 73 di un libro che non entrerà e non è mai entrato nella storia del genere. Per carità, Marasco scriveva benissimo, i dialoghi lasciano il tempo che trovano, si sente proprio che è ambientato in quegli anni, i primi anni 70, ma manca il flavor, manca la magia, manca non la paura, manca il brivido, manca tutto, specialmente se c'hai come me 47 anni e ci sei cresciuto con sta roba. Non ha neanche senso comprarla dal punto di vista antologico, guardate che vi dico, perché non vedo che vantaggio avrei avere questo nella mia biblioteca cartacea. Io i soldi al digitale glielo davo, sono 300 pagine, si leggono bene o male, snelle, per me più per la facilità di lettura che ti regala il Kindle che non per il testo, che in alcuni momenti è veramente noioso. Fate hobbies, giudicate voi, io non aggiungo altro. Tanti like, tante iscrizioni, un bacione a Pippo Horror Pontis e noi ci vediamo alla prossima.